Il Vangelo di oggi, Giovanni capitolo 6, i versetti da 30 a 35, è la continuazione del colloquio iniziato ieri tra Gesù e la folla sfamata da lui nella riva di Tiberiade. Inizia con una congiunzione conclusiva collegata all'ultima premessa di Gesù. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Ascoltiamo come prosegue il brano di oggi. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto. Diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità, io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. L'interrogatorio che la folla fa subire a Gesù potrebbe farci pensare che essa abbia già dimenticato la vicenda significativa del giorno precedente. Ci è detto nel versetto 14 che alla vista del segno che egli aveva compiuto, la gente diceva di lui che egli è davvero il profeta che viene nel mondo. Oggi questa stessa gente gli chiede: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? Ci potremmo chiedere, ma la memoria di questa gente è così labile. Tuttavia, Gesù stesso non richiama la moltiplicazione dei pani, perché egli sa che quando anche vedessero un segno ancora più grande, un segno dal cielo secondo il loro gusto, loro non crederebbero. Noi uomini guardiamo sempre superficialmente. Oggi il Signore ci invita ad avere una percezione più profonda della realtà, a guardare con gli occhi della fede per scoprirlo come il pane della vita. Anche questa folla ha intuito che le parole di Gesù si riferissero ad una realtà più profonda, però essa è rimasta chiusa a lui, cercando ancora di equipararlo a Mosè o a uno dei profeti. Siamo chiamati a riscoprire Gesù in quanto figlio del Padre suo e Salvatore nostro. Perciò oggi il Vangelo ci fa riscoprire la duplice donazione del cibo di vita. Il Padre che consegna suo Figlio, si parla del pane di Dio, e il Figlio che si dà a noi, ci dice: io sono il pane della vita. Questa è una duplice consacrazione per amore di noi. Chi ama non solo dà, ma si dà all'altro. E Gesù si è veramente dato per noi, fino alla morte di croce. E ora risorto, il suo amore è un amore per sempre, un amore che è sempre di più. È interessante questa osservazione di Sant'Agostino che troviamo nell'ufficio delle letture di oggi. Cerca per l'uomo il motivo per cui debba amare Dio e non troverai che questo, perché Dio per primo lo ha amato, come si legge già nella prima lettera di Giovanni al capitolo 4, versetto 10. Quindi anche nella prova, in mezzo a questa notte che stiamo attraversando, dobbiamo fare un passo avanti e rispondere a quest'amore sempre presente di Dio per fare esperienza di questa promessa dell'ultimo versetto.
Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Sulla stessa scia, e con questo concludo, Papa Francesco ci conforta nel suo messaggio nella 57esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, in queste parole. Nell'avventura di questo non facile viaggio, non siamo soli. Riusciremo a scoprire la chiamata gratuita del Signore quando il nostro cuore si aprirà alla gratitudine e saprà cogliere il messaggio di Dio nella nostra vita.